Sera si chiude così, insomma, nel giro ormai di poco meno di 2 ore, questa giornata 8 ottobre che per noi, per me soprattutto, è stata una giornata di lotta, ma ancor più probabilmente una giornata di discussione, di dialogo, di scambio di idee, di riflessione, dedicata alla situazione gravissima che sta vivendo e che vive da tanto tempo Julian Assange, relativamente appunto alla sua reclusione e alla mancanza praticamente assoluta, pressoché totale, di diritti che gli vengono riconosciuti. Una giornata che appunto tra poco scadrà e che abbiamo cercato di condurre su un evento costruito apposta su Facebook, un evento diciamo virtuale collegato alla mia pagina Bosco Ceduo, scambiandoci contributi per celebrare la figura di questo grande informatore che ne dicano tutti quelli che cercano di infangare chiunque, ha avuto il coraggio di rivelare informazioni delicate e nell'interesse di tutti, pagando in prima persona. L'idea di lanciare questa iniziativa dell'8 ottobre è nata proprio da questo, dal dolore che ho avvertito immedesimandomi in una persona che non ha fatto null'altro che il proprio dovere di informatore e che viene perseguitata sotto gli occhi di tutti in un modo violento, aggressivo e spudorato, appunto nel silenzio generalizzato senza che nessuno alzi un dito, ma anche l'imbarazzo, oltre al dolore, l'imbarazzo che ho provato nei confronti dei miei politici, dei miei governanti, ma anche dei giornalisti del mio paese, se vogliamo definirli tali, che non hanno saputo esporsi in nessun modo, esprimere nessun tipo di critica nei confronti, a livello ufficiale, nei confronti di una situazione di questo tipo. La data dell'8 ottobre, come forse qualcuno sa, l'ho scelta perché proprio l'8 ottobre del 1599 Giordano Bruno ricevette dall'Inquisizione l'ultimatum con scadenza 40 giorni per decidere appunto se abiurare e quindi sconfessare le proprie teorie e le proprie idee oppure non accettare insomma l'alternativa del rogo. E sappiamo che Bruno non ebbe paura e che andò fino in fondo, lasciò correre i 40 giorni e poi ancora oltre. Il 21 di dicembre del 1599 disse chiaramente all'Inquisizione che non aveva nessuna intenzione di abiurare, e infatti il 17 febbraio del 1600 venne arso vivo in Campo dei Fiori a Roma. Questa era una data quindi che consideravo abbastanza importante, fra l'altro molto spesso assente nei libri di testo, e così è stata questa l'idea, partire con questa cosa. Abbiamo aperto l'evento e ci siamo scontrati subito con, da una parte, il boicottaggio del sistema e quindi dei media ufficiali, e questo ce lo aspettavamo, nessuno si illudeva, ma dall'altra parte anche con il boicottaggio o la freddezza della cosiddetta informazione alternativa, che nella stragrande maggioranza dei casi non ha nemmeno aderito o risposto alla nostra iniziativa e che in pochissimi casi ha fatto proprio soltanto il gol della bandiera per poter far vedere che ne parlava, ma 2 secondi senza sporcarsi le mani e senza coinvolgersi, tantomeno aderire. D'altra parte, diciamolo, questa iniziativa era, come si può dire, lanciata da un ratto che in questo momento, oltre a assolutamente essere inviso al sistema dominante, è anche piuttosto antipatico dall'altra parte a tutti quelli che si aspettano che tu faccia sempre parte o di un gruppo o dell'altro, e quindi tu, come si può dire, ti allinei comunque ai diktat senza riflettere con la propria testa. Purtroppo io
sono fatto in un modo diverso, penso con la mia testa, sono d'accordo su certe cose, non sono d'accordo su altre, e non intendo assolutamente cambiare idea solo per poter rimanere dentro un gruppo, e tantomeno solo per evitare le solite sciocche e vigliacche accuse di tradimento dai soliti militanti che non fanno altro che cambiare colore, ma rimangono sempre dei soldatini, insomma, delle persone obbedienti e zelanti. Quindi è andata così, abbiamo discusso, ognuno di noi ha portato il proprio contributo, poesie, riflessioni, scritti, canzoni, link a video, un'artista romana, una scultrice ha riempito Roma di mascherine di gesso con le fattezze di Assange, proprio in sintonia, proprio in linea con questo 8 di ottobre. C'è chi ha composto canzoni per l'occasione, chi ha registrato video e video interventi, e diciamo che tutto ciò ha contribuito a riflettere parecchio su una questione di cui ho parlato anche ieri in un video inserito nel mio canale YouTube, pubblicato intorno a mezzogiorno, appunto una questione di questo tipo. Io sono sempre più convinto che il modo più efficace per ribellarsi a un sistema che uniforma, che rende tutti uguali, che massifica, che spersonalizza, ecco, il modo migliore sia tirar fuori se stessi, avere il coraggio di essere se stessi e di rispondere a questo colpo con un altro colpo, che è quello della propria individualità, della propria particolare originalità, ritornare ad ascoltare il proprio cuore, le proprie inclinazioni personali, riconsegnarsi all'arte se si è degli artisti, riconsegnarsi allo sport se si è degli sportivi, alla cultura, alla danza, alla musica, imparare a dire no a questo sistema che cerca soltanto di farci seguire la convenienza in modo da dimenticarci di chi siamo veramente noi. Ecco, diciamo che se questo è un segnale, senz'altro lo è stato relativamente al modo con cui ogni partecipante a questa iniziativa ha interagito portando di suo, no? Portando quello che ha dentro. Tra coloro che non hanno assolutamente risposto al mio appello ci sono anche personaggi parecchio in vista che da anni si dichiarano favorevoli a una lotta in favore di Assange, che è contrari appunto a tutte queste ingiustizie, ma che per un motivo o per l'altro hanno preferito lasciarmi da solo. Io da solo non sono stato, perché parecchie centinaia di persone sono state con me in questa iniziativa, e credo che questa iniziativa sia servita per misurare meglio, diciamo, il territorio e capire meglio con chi abbiamo a che fare. La paura è un problema, è in qualche maniera il limite che noi imponiamo a noi stessi. Continuare a tenercela stretta significa non vivere, significa soffocare. Un organismo che ha paura non cresce, si conserva, si protegge, ma non cresce, ce lo insegna la biologia, e purtroppo noi stiamo facendo così. Purtroppo il potere ha capito che la miglior censura è quella che l'individuo impone a se stesso, proprio in risposta a questo clima di terrorismo che i media, l'informazione, la politica continuamente alimentano proprio per mantenere forte la propria posizione. E quindi è andata così. Chi vuole controllare ancora fino a mezzanotte può intervenire in questo evento, o comunque andare a curiosare se ha paura di esporsi. Noi non abbiamo avuto paura, e mi viene in mente quella frase fantastica che Giordano Bruno, appunto per rimanere in tema, pronunciato di fronte all'Inquisizione quando gli è stata notificata definitivamente la condanna a morte. Alzando lo sguardo e guardando i cardinali negli occhi uno dopo l'altro, Bruno ha pronunciato la seguente frase: avete più paura voi di me, avete più paura voi di me, avete più paura voi di me. Buona serata.